A volte è opportuno essere indulgenti verso se stessi. Solo un momento per ricordarti che se vuoi iniziare a fare lo speaker radiofonico, se non sai qual è la strada da intraprendere, sulla mia Academy ho preparato un corso per speaker radiofonici composto da 27 video lezioni con test di autovalutazione, con l'ebook Lavorare in radio e con i jingle per potersi esercitare. Quindi vai su academy.fabiocalvari.it e inizia il tuo percorso. In bocca al lupo! Ancora qui, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, il caro Lucio Battisti. Bentornati sul canale, grazie per essere di nuovo qui. Vi ringrazio sinceramente di cuore perché siamo arrivati quasi a 2000 follower o comunque persone iscritte a questo canale, che è un numero, se volete, rispetto ai numeroni che girano, piccolo. Ma è un numero, visti gli argomenti trattati, per me enorme, visto che comunque parliamo di un'attività, quella radiofonica, televisiva, comunque il mondo della comunicazione, che sì, è interessante, ma non è così popolare. Se io mi mettessi a parlare adesso di scandali, di personaggi famosi, quello ha fatto, quello ha detto, quello si è visto con quello con quell'altro, probabilmente farei molti, molti più iscritti. Però non è una cosa che mi interessa. Ogni tanto tocco anche i personaggi famosi, ma sempre in relazione a qualche azione che hanno fatto, qualcosa che hanno detto e via discorrendo. Ma comunque sia, per qualsiasi motivo voi siete arrivati qui su questo canale, magari anche per la prima volta, grazie per aver fatto questa planata su Fabio Calvari Comunica Online. Prima però di andare avanti, sono un paio di cose che vi devo dire. La prima, ci sono tante persone che passano sul canale, guardano i video e però poi non si iscrivono. Perché? 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 Se voi, passando su questo canale, guardando i video, poi farete queste tre piccole operazioncine che veramente, niente, impiegano 7 secondi del vostro tempo. E quali sono? Il pollicione, che è il mi piace, l'iscrizione e l'attivazione della campanellina, qui diventiamo 1 milione di persone, altro che 2000, 1 milione di persone, per dire, insomma. Va bene. Allora, l'argomento di oggi è quello di essere un po' indulgenti con se stessi. Ma questo credo che valga un po' per qualsiasi tipo di lavoro. Io vi dico la mia esperienza, e cioè quella di non essere mai soddisfatto di quello che faccio. Ma questo da sempre, eh. Ma non perché sia un perfezionista o di quelli lì maniacali. No, sono, diciamo, molto più attento nella mia professione che non nella mia vita privata. Per dirla, sono più disordinato nella mia vita privata e meno in quella professionale. Però c'è un aspetto che cerco di modificare di me stesso, e cioè quello di essere un pochino più indulgente, cioè di assolvermi un po' di più di quanto non lo faccia fino ad oggi. Perché sono rarissimi i casi dove dico, ah, quella cosa l'ho fatta bene, però ho fatta bene quella da solo con me stesso, senza ostentare niente a nessuno, che è una cosa che non sopporto. Ma con me stesso, quando riguardo, risento qualcosa che ho fatto, sono rarissime le volte che mi assolvo, che mi do del bravo. Molto rare. Questo porta però alla ricerca di una perfezione che nella vita reale, così come in quella professionale, non esiste, non c'è niente da fare, non esiste. E quindi in qualsiasi lavoro, che sia un lavoro da impiegati, che sia un lavoro, che ne so, muratore, meccanico, conduttore TV, speaker radiofonico, presentatore di eventi, beh, non ci sarà mai la perfezione assoluta. Se andiamo a rivedere, io vi consiglio questo esercizio qui. Proprio su YouTube ci sono un sacco di filmati di programmi televisivi, prendiamo quelli perché c'è anche il video, di programmi televisivi di molti anni fa, di personaggi importanti, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Bonolis, insomma, tutti quelli che volete voi. Andate a rivederli. Beh, se li riguardate al momento vi sembrerà che alcune cose non siano proprio perfette, perfette. Eppure, quando l'abbiamo visti all'epoca, potevano sembrare, no? Ma se con un occhio critico ci poniamo un pochino più d'attenzione, ci accorgeremo che non sono proprio perfetti, perché nessuno potrà mai fare una cosa perfetta. Quindi,
quando sento qualcuno che mi dice: allora, ho provato a fare una demo, però insomma non è che mi piaccia poi tantissimo, ho fatto uno showreel video per presentarmi, però non è che mi sono piaciuto tantissimo. Allora, sappiate intanto due cose. Primo, e già ve l'ho detto, la perfezione non esiste. E poi, che cos'è che fa un po' la differenza? Beh, l'imperfezione. È l'imperfezione che ci rende diversi uno dall'altro. Se fossimo tutti Ken, tanto per parafrasare un film che in questo periodo la sta facendo da padrone ai botteghini, parlo di Barbie, se fossimo tutti dei Ken, saremmo tutti uguali e non ci sarebbe nessuna differenza. Visto uno, li ha visti tutti. E quindi assolversi anche quando non ci piacciamo fino in fondo credo che sia la cosa migliore, anche perché quella sporcatura, quella cosa che non è venuta perfetta, è probabile che sia il nostro punto di forza. Magari non ce ne accorgiamo in quel momento, però potrebbe diventare il nostro punto di forza. Ogni volta che facciamo qualcosa, nel rivederci, nel risentirci, sicuramente attenzione, ovviamente per chi fa questo tipo di professione, attenzione a delle migliorie da apportare, perché tanto ce ne accorgiamo lì dove c'è da migliorare qualcosa, ma in generale l'intervento perfetto non esiste, quindi come dire, assolviamo, diamoci la soluzione da soli, facciamo così. Chi è stato? Achille Lauro, che si è battezzato sul palco dell'Ariston? Beh, noi ci diamo invece la soluzione, non in un confessionale, ma che ne so, davanti a un microfono, davanti a un video, diciamo: vabbè, poteva venire meglio, ma comunque meglio farlo che non farlo. Questo è per dire, per cercare di smorzare un pochino quell'ansia da prestazione che ognuno di noi, io per primo, dico: mannaggia la miseria, adesso lo rifaccio. All'inizio su questo canale io facevo i video, poi prima di montarli e metterli online, li andavo a rivedere, poi dicevo: no, non mi piace, via, cancellavo e lo rifacevo, cancellavo e lo rifacevo. Poi mi sono accorto che nel fare questo tipo di operazione, i video successivi venivano un po' meccanici, alla ricerca di quella virgola, di quella perfezione da correggere affinché il prodotto fosse perfetto. E invece più andavo avanti e più veniva peggio. Quindi ho detto: sai che c'è? Io faccio il video, Non lo rifaccio più, al limite se proprio non mi piace l'argomento che ho trattato, perché poi lo vado a rivedere, se l'argomento che io pensavo fosse eccezionale invece poi si è rivelato essere una fetecchia, allora via, lo cancello del tutto e non lo faccio proprio più, ma non lo rifaccio, a meno che non ci sia qualcosa di sporco dentro, sporco nel senso che una papera, magari taglio quella papera, ma quel video rimane. La perfezione non esiste, nessuno di noi è perfetto e per questo motivo ci dobbiamo assolvere, sempre e di più. Siamo e diventiamo più indulgenti con noi stessi. Bene, oggi ha parlato il filosofo Fabio Calvari, però questo era quello che mi sentivo di dire, soprattutto in funzione di alcuni commenti, alcune richieste, alcune chiacchierate che faccio con persone di questo campo, che insomma cercano sempre, no, quell'impacchettamento perfetto che in realtà nella vita non c'è e non ci sarà mai per nessuno, da quello più importante a quello meno importante, a livello professionale intendo. Poi siamo tutti importanti. Basta, chiudiamo qui. Vi ringrazio per esserci stati, vi ricordo di sostenere il canale, siate indulgenti e mettete un bel pollicione a sto Fabio Calvari, l'iscrizione e l'attivazione della campanellina, così i prossimi video appena arriveranno vi avviserà e stesso Google vi dirà: sai che Fabio ha fatto un video, vado a vedere, vediamo. Alla prossima, ciao.